una alla volta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quello di oggi è stato un importante avvio di discussione che ha visto anche una partecipazione, una presenza molto, molto ampia, molto più ampia di quello che noi pensavamo, e l'elemento, io credo, di novità è che questa azione mette al centro, come elemento che può unificare il tutto, come si realizzano i diritti di cittadinanza a partire dal diritto al lavoro. Dico che è un avvio perché l'impegno che ci siamo presi, proprio perché vogliamo che questa discussione sia una discussione seria e che ogni passo sia deciso da tutti i soggetti che hanno deciso di partecipare, e noi nelle prossime settimane, essendo questo un avvio, naturalmente allargheremo, perché la discussione è aperta e inclusiva a tutti i soggetti, alle persone, alle associazioni che sono interessate, che condividono questo percorso. Pensiamo di organizzare nel mese di aprile un paio di giornate di approfondimento con tutti i soggetti interessati, proprio per affrontare sia il metodo con cui si costruisse questa coalizione sociale nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ogni associazione, ma anche per aprire alla partecipazione delle singole persone che sono interessate anche a questo processo, e dall'altra per cominciare una discussione che metta tutti sullo stesso piano, anche per decidere i contenuti più importanti, le priorità su cui agire e anche il modo e le campagne con cui mettere in campo queste azioni. Questa nostra azione è un'azione che non solo non è di Landini, ma è della FIOM, è stata decisa e votata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati della FIOM, che è l'organismo che ha queste caratteristiche, è pienamente dentro la discussione che la stessa CGIL sta facendo, laddove si parla di costruire un nuovo statuto dei diritti di tutte le forme di lavoro, e laddove è aperta una discussione che riguarda sia che azione contrattuale mettere in campo nei luoghi di lavoro, nei territori, nelle fabbriche, sia quali strumenti legislativi per cancellare leggi che sono sbagliate, anche perché siamo di fronte ad una novità assoluta. Non era mai successo che il governo eletto dal Parlamento nel nostro paese dal dopoguerra ad oggi facesse leggi che cancellano diritti nel lavoro conquistati da chi lavora senza alcun confronto, non solo con le organizzazioni sindacali interessate, ma nemmeno con le persone che questi diritti hanno. La FIOM, come noto, parteciperà con una delegazione alla manifestazione che c'è in Europa il 18, perché c'è un problema di discussione europea, sarà presente il 21 a Bologna alla manifestazione di Libera, che si annuncia una grandissima giornata di mobilitazione e di partecipazione alla lotta contro le mafie e la criminalità organizzata, e naturalmente siamo impegnati alla realizzazione della manifestazione del 28 di marzo della FIOM, che a maggior ragione con la discussione di oggi, a partire dai contenuti che sono stati decisi, è la manifestazione della FIOM, quindi è una manifestazione sindacale, ma che è aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, di tutte le persone che condividono quegli obiettivi, e che sta dentro la piattaforma che ha portato in autunno a scioperare sia la FIOM che la CGIL. Quindi c'è un elemento di continuità, e il messaggio è che non ci fermiamo e che noi vogliamo unire tutto ciò che invece il governo sta dividendo, e soprattutto vogliamo unire tutto ciò che per vivere deve lavorare, perché c'è bisogno di dare voce e rappresentanza a queste cose. Agiremo contrattualmente nei luoghi di lavoro per chiedere che tutti abbiano gli stessi diritti, per aprire una battaglia sugli appalti, per riconquistare i contratti e quindi per impedire che quello avvenga. Ma cambiare le leggi, come ho detto, vuol dire fare delle proposte per costruire un consenso
e, se necessario, arrivare anche a forme di referendum abrogativi, perché quando una legge non va bene la puoi cambiare in quel modo lì, visto che il Parlamento non lo fa. Perché c'è una crisi della rappresentanza, anche politica, legata al fatto che c'è un numero sempre più alto di persone che a votare non ci va, e io penso che questo sia un tema che, al contrario, noi sindacalmente ci dobbiamo porre per ridare senso, visibilità ai diritti delle persone che vogliamo rappresentare. Se in questi anni la precarietà, la contrapposizione tra forme di lavoro diverse dalle partite IVA è stata giocata per abbassare i diritti a tutti, noi dobbiamo capovolgere questo quadro e quindi dobbiamo riunificare il lavoro per estendere i diritti a tutti. Questa è l'operazione che va fatta. E questo è il significato anche diverso che noi vediamo. E questo è un punto che oggi è stato largamente apprezzato ed è un elemento di base. Io lo dico perché questo porta a un cambiamento anche del sindacato. Il Parlamento non ha cercato nessuna sponda. Il Parlamento, per fortuna, mica tutti hanno votato quelle cose lì. C'è anche chi non le ha votate, chi si è astenuto, chi è uscito, chi ha votato contro. Oggi c'è una maggioranza. No, no, noi abbiamo un'autonomia. Io prendo atto che in questo Parlamento la maggioranza ha votato cose e molto probabilmente ad oggi, se io anche presento una legge di iniziativa popolare migliore, non mi pare che cambi idea, che lo cambi, e quindi c'è bisogno di creare le condizioni perché questo avvenga, sia con un'azione, e quindi le imprese debbono sapere che non è che possono assumere, avere gli sgravi e poi poter licenziare anche i lavoratori. E questo elemento noi tenteremo di metterlo in discussione a tutti i livelli. In più, siccome pensiamo che la maggioranza del paese, di chi lavora, dei giovani, dei precari, dei pensionati, non è d'accordo con questa impostazione, vogliamo costruire quella coalizione sociale di consenso su delle proposte in grado di cambiare anche le leggi, se necessario, fino a raccogliere il referendum. La parola partito. È riuscito a non dire nemmeno una volta la parola partito. Non capisco la parola. Non capisco cosa sta dicendo. Partito è pieno se non ci sbrighiamo. Non capisco la parola. Non so.